Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, buona domenica ovviamente, in questo nuovo video delle pagelle. Oggi siamo qui per confrontarci su quelli che sono stati i giocatori, ok, individuali, le prestazioni dei giocatori individuali. Nel derby di ieri, vinto 1-0 contro il Toro, il mattatore del Toro è stato Manuel Locatelli. Loca loca, telli telli, lelli kelli, come ho detto nella live reaction di ieri, che avrete sicuramente visto, se no trovate tutto qui sopra nelle schede. Invece qui sotto in descrizione trovate il link per scaricare OneFootball. Mi raccomando, scaricatelo, perché possiamo fare un riassunto completo di quella che è stata quest'ultima giornata di Serie A, di quella che sarà quest'ultima giornata di Serie A, guardarci tutti gli highlights, perché magari oggi io, per dire, adesso parto, vado al mare, vado a farmi una bella mangiata, un bel giretto al mare per questo ultimo giorno, meno male, in cui è possibile andare a fare un giro da qualche parte, quindi non avrò la possibilità di vedere le partite di oggi e le seguirò su OneFootball in tempo reale e appunto dopo con gli highlights, completamente gratuito, ragazzi, non dimenticatevelo. Anche perché adesso c'è la sosta nazionale, sappiamo bene che il calcio delle nazionali, il calcio dei club è diverso e avremo un po' di nostalgia nei confronti della nostra squadra del cuore. Ed è questo il momento giusto per capire che fino adesso è andata anche relativamente bene post pausa. Dico così perché abbiamo iniziato col Napoli. Con Napoli c'era quel discorso legato ai sudamericani e all'infortunio di Chiesa. Poi il Milan e poi è andato tutto meglio perché c'è stato lo Spezia, la Samp, il Toro, il Malmo anche, il Chelsea. Quindi diciamo che forse ad oggi il peggio sembra passato, lasciato alle spalle. Devo dire che Allegri ieri ha avuto il merito di riuscire a rimettere a posto la Juventus dopo un primo tempo brutto, oggettivamente brutto, qua non soggettivamente, perché la Juve è stata poco efficace sotto tutti i punti di vista, sotto il punto di vista del palleggio, sotto il punto di vista delle occasioni create, sotto il punto di vista difensivo non ha avuto grandi meriti, ma perché comunque il Toro non ha veramente mai tirato veramente in porta per far male alla Juve, quindi il primo tempo di ieri è stato di una bruttezza mentre il gatto cade. Fa un rumore atroce, di una bruttezza unica. Credo che quindi il voto giusto ad Allegri sia 6,5, perché ha avuto il merito di fare subito un cambio all'intervallo, quello di Cuadrado. Io avrei tolto McKennie, poi vedrete che ci sarà un voto abbastanza importante per lui in negativo. Ha invece tolto Moise Kean, ha riportato la Juventus a quella che era stata con il Chelsea, quindi una squadra che sapeva quella che doveva fare. C'erano stati un paio di cambi di interpreti, appunto McKennie al posto di Bentancur e Chiellini al posto di Bonucci, ma per il resto lo stesso sistema di gioco, rimportando l'impostazione a tre, alzando Alexandro, alzando Cuadrado, dando ampiezza alla squadra e creando più spazi per la Juve e anche motivando meglio i giocatori, che poi bene o male, chi più chi meno, sono andati abbastanza bene e siamo riusciti poi a creare delle occasioni a gol che si sono tramutate nell'1-0 firmato da Manuel Locatelli, quel gobbaccio di Manuel Locatelli, come dicevo anche ieri. Quindi 6,5 ad Allegri, che ha avuto questa capacità di rimettere sui binari giusti la Juve dopo un primo tempo davvero tremendo e nel quale ero anche abbastanza preoccupato. Poi, Chiellini d'Elite, ricorderete che a un certo punto nella storia viene buttato giù il muro di Berlino, che andava a dividere esattamente in due la città tedesca. Beh, ieri non sono riusciti a buttare giù il muro di Torino, quello composto da Chiellini e da De Ligt. Veramente una prestazione di altissimo livello a tutti e due, 7 a entrambi. Tra l'altro mi ha fatto ridere perché durante il commento tecnico da Zon, quando Sanabria è stato sostituito, hanno detto: beh, voto a Sanabria, beh, 6 perché qui e là, prego. È stato completamente annullato da quei due difensori centrali e devo dire la verità, questo l'hanno sottolineato anche in telecronaca e qui sì che sono d'accordo, la crescita di De Ligt è stata indispensabile per questo filotto di partite positive. Non dimentichiamoci che post Milan le gioca tutte, con lo Spezia è match winner con un gol e poi prestazioni su prestazioni su prestazioni su prestazioni. Ovvio che ieri era anche più facile rispetto a Lukaku con il Chelsea da come marcatura, ma De Ligt ieri è ha fatto sentire la sua presenza e la Juventus ha veramente alzato il muro. Nelle ultime due partite 0 gol subiti, sentite com'è bello da dire una cosa del genere. E Giorgio Chiellini quando fa il suo, ragazzi, è sempre King Kong. Ieri addirittura a una certa si è proposto in avanti con insistenza, un po' sulla tre quarti, addirittura in attacco, gli ho visto fare un colpo di tacco. Quindi ci sono state cose anche non nel repertorio di Chiellini o del difensore centrale, ma se la sentiva, voleva vincere il derby ed è andata benissimo così, 7 ad entrambi. Come do 6,5, non al mio gatto che si sta arrampicando sulla mia schiena, ma ad Alexandro e a Danilo, che hanno fatto una buona partita, entrambi, eccolo qua, che arriva infatti,
Hanno fatto una buona partita entrambi. Su Alexandro confermo quanto già detto nelle ultime volte, nelle ultime pagelle. Quando ha la possibilità di alzarsi e si passa nell'impostazione a 3, e quindi lui nel 3-5-2 diventa quasi l'ala sinistra, ok, a tutto campo, l'esterno a tutto campo, è un altro giocatore. Quando invece è limitato al compitino, alla fase difensiva, sembra un pochino un pesce fuori d'acqua. Invece quando ha la possibilità di attaccare, di crescere, di costruire, di riempire gli spazi, anche di andare a saltare, perché ieri ragazzi poteva essere 1-0 gol di Alexandro, se non fosse stato per quella paratona di Milinkovic-Savic eravamo qua a parlare di un'altra partita probabilmente, di una Juve che forse magari poi non avrebbe trovato il gol con Locatelli. Ma Alexandro ieri si propone e crea il primo vero grosso pericolo alla retroguardia del Toro. Quindi veramente un giocatore recuperato e sono contentissimo di vedere delle buone prestazioni da parte di Alexandro. Finalmente, un giocatore nel quale non credevo più. Devo essere sincero, ma a me non importa rimangiarmi le parole. Se poi i giocatori mi fanno cambiare idea in campo, e questa prima parte di stagione di Alexandro mi fa veramente dire ora capisco perché è il terzino titolare del Brasile. E Danilo, una certezza, una garanzia, veramente il giocatore perfetto per Allegri. Aggiungo Cuadrado nella batteria degli esterni, che è stato il primo cambio appunto al posto di Moise Kean. Tutto bene te qui dietro? Sì. Che cambia la Juventus. Cambia la Juventus, ha il grande merito di entrare e dare e suonare la carica, dare la scossa, e crea veramente una partita diversa. Quindi Cuadrado è un altro di quei giocatori veramente imprescindibili per noi, che ha cambiato il volto della Juve e ha addirittura provato il tiro in porta con quella voglia di quell'azione personale di spostarsi la palla poi sul sinistro dopo qualche dribbling, palla che non è entrata, Milinkovic-Savic l'ha parata tranquillamente, però quando entra un giocatore io voglio vederlo entrare con quella voglia lì, quella di cambiare e risolvere la partita. Quindi molto bene, bravo Cuadrado, e si collega al discorso che facevamo prima per Allegri. Locatelli, sette e mezzo. È inutile stare qui a discutere ma che cosa diamo Locatelli, cosa non diamo. Locatelli ha tirato nel primo tempo e ha beccato il calcio d'angolo. Ha tirato nel secondo tempo e la palla è andata su di poco. Ha salvato un gol sul nostro calcio d'angolo buttandosi a peso morto, andando a fare ostruzione sul tiro. Poi ha tirato anche per fare gol. Ragazzi, quando ho fatto quel video sui centrocampisti dicendo che era anni che ci mancava qualcosa di grosso al centrocampo, è questo che intendevo. C'è un giocatore che non solo è in grado di gestire bene il pallone, cosa che sta facendo Locatelli, gliel'ha riconosciuto anche Allegri, dicendo che si sta trovando a suo agio anche in una posizione, in un ruolo che non aveva fatto al Sassuolo, quello di perno davanti alla difesa, il classico regista. È vero, sta crescendo anche in quella posizione lì, ma Locatelli è diventato un giocatore che se lo metti davanti alla difesa fa bene, se lo metti in mezzala fa bene, potremmo metterlo anche sulla tre quarti, farebbe bene pure lì. È un giocatore classico, è un giocatore moderno che può giocare in tutte le posizioni mantenendo invariato o quasi il suo livello di forza, un po' come Federico Chiesa che vi dicevo l'altro giorno, sulla sinistra, sulla destra, centravanti, seconda punta. Ormai con questi giocatori, questa nuova generazione di giocatori, sanno giocare bene in tutti i ruoli e uniscono una buona base tecnica a una certa cattiveria agonistica anche. Ma non a caso stiamo parlando di giocatori, lui, Chiellini, Bonucci, appunto Chiesa, che hanno vinto l'Europeo anche da protagonisti. C'è anche Bernardeschi, è vero che non l'ha vinto proprio da protagonista, ma è stato molto importante e credo che l'abbia sbloccato tanto a livello psicologico. Quindi 7,5 Locatelli, è meno male che c'è Locatelli. Poi passiamo a Rabiot, gli do 6, perché va bene dargli 6, però ragazzi continua a farmi arrabbiare. Questa è la grande differenza secondo me tra Locatelli e Rabiot e Locatelli e Bentancur, Locatelli e qualsiasi altro centrocampista. Tutti gli altri centrocampisti che abbiamo avuto in rosa fino adesso abbiamo sempre detto sì in questo è bravino ma, sì in questa cosa se la cava ma, c'è sempre stato un ma. Per Rabiot c'è un grande ma. Rabiot è un giocatore che fa 3 cose fatte bene e 3 cose fatte male, crea e disfa in continuazione. Ieri ha fatto una partita secondo me sì, da 6, ma non aggiunge niente. Se vogliamo definirla da compitino, possiamo tranquillamente farla. E inizio a pensare che rimarrà sempre in questo oblio. Intendiamoci, Locatelli in poche partite si prende la Juventus. Quanto dobbiamo aspettare ancora con gli altri centrocampisti per dire finalmente sono da Juventus, non sono da Juventus? Inizio a avere questo grande dubbio. È ovvio che un giocatore come Rabiot, se inserito in un centrocampo che funziona, penso che possa starci, però ad oggi sembra girare davvero tanto sempre solo Locatelli. Quindi Locatelli lo salvo, ma gli altri
li vedo sempre un po' in discussione in questa Juve. Discorso diversissimo invece rispetto al quello di McKennie, che ha subito un'involuzione tremenda, ragazzi. Davvero, da quando è stato riscattato l'anno scorso si è adagiato un sacco. Chiamiamola sindrome da posto fisso, non lo so. Vedete voi, però. Gli do 4, lo dico subito, gli do 4 in pagella. È un voto grave, è un voto brutto, è un voto molto negativo e gli do questo voto per un motivo. Io ripercorro nella mia testa la partita di McKennie e non mi viene in mente una singola volta in cui ho fatto una giocata giusta. Qualcuno potrebbe dire, allora dagli 0. Beh, diciamo che il mio modus operandi delle pagelle è andare dal 3 al 9, bene o male, una roba del genere. Poi se succedono cose assurde si può andare un po' su, un po' giù. E il 4 lo do a una partita palesemente insufficiente, il 3 lo do a una partita non solo palesemente insufficiente, ma con delle grosse responsabilità ai fini del risultato, un po' come era stato Szczęsny con l'Udinese. Invece Szczęsny col Napoli si becca 4 perché sì, ha delle responsabilità lui, ma non sono tutte sue. E ieri credo che McKennie sia ingiustificabile. Veramente una prestazione di bassissimo livello da parte di McKennie. Anche Allegri si arrabbia. C'è quell'occasione in cui è da solo in area e decide di non tirare, di alzare la palla. Non si è capito. Male, Weston, e non sei questo qua. Perché se l'anno scorso ci hai fatto vedere alcune cose fatte bene, non hai disimparato a farle e non hai avuto culo nel farle. Bisogna solo ritrovare la voglia di giocare nella Juventus e il piacere di giocare nella Juventus, perché non è dato nulla per scontato. Non è che se l'anno scorso hai fatto un periodo in cui sembravi ok, allora sei ok. No, bisogna continuare a riproporsi, perché sennò si è sempre indietro. Si gioca nella Juventus. Bernardeschi 6 e mezzo, ieri mi è piaciuto. La voglia di Bernardeschi di metterci quel qualcosa in più, lo sapete come la penso su Bernardeschi? È dall'anno scorso che vi ripeto questa tiritera. Berna è questo. Se fa questo mi accontento e capisco la situazione. Se dà di più sono sempre contento e secondo me sta dando di più in queste ultime partite. Non mi era piaciuto tanto con la Samp, ve l'avevo detto, ma tra Chelsea e Toro, bene, mi sta convincendo. Mi sta convincendo, forse sta davvero rischiando la giocata. Usiamo questa chicca. Però davvero si vede che è un altro giocatore rispetto all'anno scorso. Credo davvero che questo europeo gli abbia fatto bene, non lo so, il matrimonio, dato che si è anche sposato, c'è stata questa parentesi personale, ma è diverso. È un Bernardeschi diverso. Vuoi dire che inizia a sentire il contratto in scadenza e voglia essere rinnovato? Prima parlavamo della sindrome del posto fisso di McKennie. Il posto fisso Bernardeschi lo sta perdendo, dato che è sì della Juventus, ma il 30 giugno 2022 è libero di andare dove vuole. E che non voglia rimanere alla Juve, quindi stia iniziando a capire che deve giocarsi le sue carte, dando quel qualcosa in più che negli altri anni non ha dato. Non lo so, la butto lì, però Bernardeschi ieri mi è abbastanza piaciuto. Kulusevski, che è la sua controparte, dato che è entrato al posto del Berna. Allora, quante volte mi sono arrabbiato con Kulusevski dicendo che entra senza voglia, senza cattiveria, buttato lì, sembra che lo debba fare apposta perché sì, dai, facciamolo, tanto per. Ieri è entrato con una cattiveria allucinante, è entrato veramente bene in partita, al di là delle cose tecniche che ha fatto, aveva il fuoco negli occhi, che non gli vedo mai. Mai, e forse un altro che ha capito che o si dà una mossa o non gioca mai, perché se non giochi titolare mai con Dybala e Morata fuori, quando pensi di giocare titolare? Quando lo stesso Allegri ti ha detto che sei il vice Dybala, quando giochi? Forse stanno iniziando a svegliarsi alcuni giocatori, altri no, appunto come McKennie, e forse altri sì. E questo è un grande pro per una squadra. Nessuno al posto da titolare assicurato, nessuno perché ti chiami così giochi. Bisogna guadagnarselo. E poi ieri Kulusevski fa una cosa bellissima quando sull'1-0 va a beccare il palo. Lì veramente ha fatto una bellissima giocata, ma condita sempre da della voglia in più, della grinta, che di solito non ci sta mettendo. Quindi bene, tutti subentrati ieri, bene. Cuadrado 6,5, Kulusevski 6,5. A Chiesa invece devo dare, vabbè, parliamo prima di Ken, 5. Non mi è piaciuto praticamente per niente. L'unica occasione buona che ha avuto all'inizio della partita l'ha un po' strozzato il tiro, poi fa una buona cosa mettendo un bel cross rasoterra dalla sinistra, e questa è stata forse l'unica vera giocata di Ken. Allegri anche qua furbone, quando cambia un giocatore al 45esimo, poi in conferenza stampa dice: ha fatto una buona partita, avevamo bisogno di qualcosa di diverso, sta crescendo bene, quindi bastone e carota, bastone togliendolo, carota in conferenza stampa. Invece con tanti altri lascia su poi di bacchetta, vedi McKennie appunto che dice, fa una roba che non si è mai vista e l'avevamo visto anche noi durante la live reaction su Twitch.
E poi dice: deve migliorare tanto negli stop, nei primi appoggi. Lui è buono, bravo negli ultimi metri da finalizzatore. Per il resto, deve imparare a giocare con la squadra. Penso che abbia fatto l'analisi perfetta Allegri, anche mascherandola sul politicamente corretto. Ma questo è esattamente la descrizione del momento di Ken. Sono assolutamente d'accordo. Poi c'è Chiesa, che anche qua Allegri usa delle belle parole, perché dice: ha fatto una partita che non mi aspettavo, e devo essere sincero anch'io, quando si è deciso di passare a Chiesa centravanti ho detto: ma è una partita così strana, così bloccata, con il Torino così attento, Chiesa centravanti, Chiesa è forte a fare l'attaccante quando ha degli spazi aperti, le praterie da potersi prendere, come l'altra sera col Chelsea, che magari alzava il baricentro cercando di far gol, il Toro probabilmente avrebbe cercato il gol su un calcio da fermo, su una singola giocata, una roba del genere. Quindi non mi aspettavo Chiesa ottimo da centravanti, infatti secondo me non è stato ottimo da centravanti, è diventato efficace quando veniva molto a prendere il pallone incontro, ok? Quindi quando si abbassava, infatti il gol nasce da lì, con Chiesa che sulla tre quarti vede l'inserimento di Locatelli e gliela passa. Una partita difficile per Chiesa da centravanti, probabilmente sull'esterno avrebbe dato molto di più, però sai, eravamo passati a quel 3-5-2 in fase di impostazione di possesso palla, che non prevedeva un Chiesa sull'esterno, proprio perché l'esterno era un quadrato da Alessandro, e quindi si è un po' sacrificata questa cosa di Chiesa. Però anche qua, ancora una volta lo torno a dire, un giocatore moderno, un giocatore diverso dai classici, per dire, tante volte su Dybala diciamo devi giocarli seconda punta o dietro la punta nel 4-2-3-1, insomma nel 4-4-2, un attacco a due, meno male, deve stare in appoggio a una punta. Chiesa e Locatelli invece, a seconda del momento della partita, fanno anche ruoli diversi, quindi è proprio diverso il concetto di giocatori nati 5-6 anni dopo rispetto 4, rispetto ai giocatori della mia età. Non una partita eccelsa da parte di Chiesa, ma 6,5 se lo piglia perché fa anche l'assist, quindi risolve la partita. Per il resto non tanti squilli, questo va sottolineato. Invece voglio spendere qualche parola su Caio Jorge. Sai perché sto dicendo così? Proprio te. Che è entrato, ha fatto il suo esordio, ha toccato 2-3 palloni mi pare, ne ha toccati tutti molto bene. Il primo lancia Kulusevski in campo aperto, dove poi prende il palo appunto, e gli altri sono gestiti ottimamente, quindi esordio anche per Caio. Abbiamo fatto sia Caio che Ken, non insieme, però li abbiamo visti entrambi nella giornata di ieri. Interessante, sembra un giocatore interessante, gli do senza voto perché ha giocato veramente pochi minuti, però è una buona notizia sicuramente questa. Chiudo, sono stato anche velocissimo oggi, sono stato bravo, con una piccola pillola statistica, come sempre sapete che tengo conto delle medie un po' di tutto. Quella di ieri è stata la seconda Juventus più giovane schierata da Allegri in questo campionato, la più giovane assoluta è stata con lo Spezia, 27,55 anni l'età media, ieri sera 27,73, e dico così con addirittura Chiellini in campo, che è il giocatore più anziano della rosa, quindi sicuramente, cosa che invece contro lo Spezia non c'era, e che quindi l'età media era più bassa anche per quello, sicuramente un buon punto d'inizio. Sappiamo che questa Juve, come ormai stiamo dicendo proprio perché l'ha detto Allegri, non è giovane, ha dei giocatori, alcuni esperti, altri meno esperti, e iniziare a fare esperienza anche con dei giocatori meno esperti è cosa buona e giusta. Buona domenica a tutti ragazzi.